Siamo con Michele Quinto, co-branch manager di Franklin Templeton Italia. Sta tornando l'appetito per i mercati emergenti, seppure con cautela e con un certo scetticismo. Voi siete forti in questo. Cosa proponete in questo momento, in questo senso? Sì, finalmente direi abbiamo lanciato una campagna globale dedicata ai paesi emergenti, una campagna che, con cui cerchiamo di far capire l'importanza di aumentare il peso dei paesi emergenti nei portafogli, sia sulla parte azionaria che sulla parte obbligazionaria. Ci sembra, soprattutto in Italia, che il messaggio sui paesi emergenti ancora non sia stato recepito bene dai clienti, quindi è importante far capire come sia cambiato il tema dei mercati emergenti, sia nell'ambito della volatilità che hanno rispetto ai mercati azionari, sia nell'ambito dei settori in cui si può investire puntando sui paesi emergenti. Pensiamo al ruolo della tecnologia, che nei paesi emergenti è diventata una cosa molto molto importante. Stiamo abbracciando il tema un po' a 360 gradi, anche con un roadshow che stiamo portando in giro per l'Italia. È un tema che ci sta a cuore storicamente e sul quale continueremo a puntare anche nel futuro. Cosa intendiamo oggi per mercati emergenti in estrema sintesi? Per mercati emergenti oggi è difficile dare una definizione pura, non è più come nel passato, perché si dividono in tutta una serie di paesi che stanno avendo delle dinamiche un po' più vicine a quelle dei paesi occidentali, sono dei paesi virtuosi con dei forti fondamentali. Pensiamo a tutti quei paesi che sono autonomi da un punto di vista dei consumi, della domanda, hanno anche delle politiche economiche stabili. Penso ai paesi dell'America Latina, alcuni paesi dell'Asia. Altri paesi emergenti invece, magari su cui puntiamo meno, sono quei paesi che stanno adottando politiche non particolarmente ortodosse, pensiamo non so a Sudafrica, alla stessa Russia. Comunque oggi è difficile definirli, ci vuole una selezione molto molto attenta. Noi crediamo di avere tutte le caratteristiche e le capacità gestionali per poterla fare per conto del cliente. Un'ultima cosa, state lanciando una linea Smart Beta, cioè, come si inserisce nella vostra gamma? C'è tutto un tema oggi di potenziale conflittualità tra attivo e passivo che secondo me è sbagliato, non è corretto. Oggi una grande casa di gestione globale dovrebbe avere al suo interno sia l'attivo che il passivo. Oggi le esigenze dei clienti sono così, sia retail che istituzionali, sono così sofisticate che al tuo interno hai bisogno di strategie attive e passive che sono assolutamente complementari. Ecco perché abbiamo iniziato con questo set di Smart Beta, questi Smart Beta ETF, che vanno a completare quello che noi già abbiamo nella parte attiva e che secondo me continueranno, diciamo così, a proliferare in Italia, perché ci sembra che sono la conseguenza logica di quello che stiamo facendo con i clienti. D'accordo, grazie dottor Quinto. Grazie a voi.